Bilancio approvato al Comune di Pescara, quello di previsione 2017. Ma a guardarlo bene, tra i capitoli al suo interno, il colpo di mannaia è arrivato e ha toccato le categorie più deboli e svantaggiate, come quelle dei pensionati. 900.000 euro che scompaiono e mettono in ginocchio migliaia di famiglie che questa mattina hanno chiesto un incontro con il sindaco Alessandrini. Questo in un momento in cui la città vive una situazione veramente di disagio estremo, perché c'è stata un'impennata fortissima delle situazioni di povertà, tanto che le mense dei poveri forniscono pasti a un numero di 300 persone al giorno fra l'una e l'altra. E in un momento in cui i giovani non riescono ad entrare nel mondo del lavoro e pesano, se la famiglia li può sostenere, sul bilancio delle famiglie, spesso di genitori pensionati con pensioni che sono al minimo o quasi. In città oltre il 50% della popolazione anziana ha pensioni al di sotto dei 1.000 euro. Quindi è chiaro che con una pensione lorda di 1.000 euro, se si deve anche aiutare un figlio o magari un figlio e dei nipotini, la sopravvivenza diventa molto difficile. Ecco, in un momento come questo noi pensavamo che una priorità di un'amministrazione di centrosinistra dovesse essere proprio investire sul sociale per andare a dare una risposta a queste persone che vivono veramente in situazioni di abbandono.